un primo tempo sicuramente non all'altezza di quello che il Brindisi può fare, un primo tempo da dimenticare. Nel secondo tempo Greco e Bartocini hanno cambiato il volto a questa gara. Questa è una squadra composta da 20 elementi, in corso d'opera si possono apportare tutte le variazioni, le varianti su cui il mister e lo staff lavorano, ma è pur vero che si evidenzia sistematicamente la bontà delle altre squadre. Questa era una squadra che nel novero delle squadre per la vittoria finale, questa è collocata fra le prime. Noi abbiamo pareggiato una partita sotto di 2 gol, in un crescendo sul piano atletico e su una ricompattezza, perché riuscire a rimanere lucidi dopo il 2-0 è sinonimo di maturità che questa squadra sta acquisendo. Questa è una squadra con un'età media, una delle più basse, ve lo dico io, potete fare lo score delle date di nascita di tutti i calciatori, compreso il novero delle prime posizioni. Questa è una delle squadre più giovani, per cui se date la possibilità di crescere a questi ragazzi e dando il tempo di poter assimilare le concettualità e di calarsi anche in una realtà che fino ad oggi non è stata la loro, quella di Brindisi, molto probabilmente tutti insieme riusciremo a ricavarne il massimo. La pausa negativa, diciamo, della partita come la spiega? Perché dicevo prima, sul piano della concentrazione forse è calato un po' il Brindisi, troppi errori a centrocampo e in difesa. E si gioca contro le squadre avversarie. Io questa squadra l'avevo vista a Bisceglie. Loro hanno un dispositivo 4-2-3-1. E sono dei grandi portatori di palla e in questa categoria è difficile trovare squadre che vanno sistematicamente con tre trequartisti a ridosso di una prima punta che a sua volta è anche un trequartista e andare nell'uno contro uno, quindi bisognava rimanere stretti e corti. Questa situazione non si è potuta evidenziare sino al termine della gara, sino a tutto il primo tempo, per il semplice fatto che noi abbiamo regalato 1,5 gol, perché anche sul secondo è chiaro che questo lo dico qui non a giustificazione, perché l'allenatore deve prendere atto, deve supportare e deve variare. Nel caso di specie mister Francioso, tramite me in panchina, ha apportato delle modifiche che hanno, consentitemelo, annullato completamente il secondo tempo il Bisceglie, squadra decantata dagli organi di stampa, a differenza del Brindisi che viene sistematicamente come una squadra che non è nelle condizioni atletiche. Se non si ha una condizione atletica eccellente non si recuperano quelle partite, erano nell'angolo. Secondo lei comunque non c'è nulla da rivedere almeno in difesa? Ma questi sono errori di interpretazione personale che non hanno nulla a che vedere sotto l'aspetto tattico. L'interpretazione personale non è deputata all'allenatore, è deputata alla situazione di gioco e quindi il calciatore che si trova protagonista in quel momento interpreta. Ci sono stati 2 errori. Uno, e l'abbiamo commesso questo anche al secondo tempo, quando con molta sufficienza l'esterno di destra, Frascello, ha appoggiato al portiere. Per cui noi sappiamo, abbiamo preso anche con situazioni particolari, ci stiamo lavorando, io questo mi sento di dire, poi il resto l'avete visto voi che siete avvezzi a vedere le sfumature, a differenza di noi che vediamo le sfumature negative, però ogni tanto è bene anche evidenziare la reazione nervosa e lo ripeto ancora una volta, ringraziamo i tifosi che hanno sospinto la squadra anche nei momenti più difficili. Ma per come è andata la gara direi che abbiamo perso 2 punti, anche se poi alla fine il Brindisi ci ha creduto e in qualche mischia ci ha impensierito nel secondo tempo, anche se noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove oltre 2 gol abbiamo preso un palo e qualche altra occasione, abbiamo tenuto in mano tutta la partita. Può darsi che ecco, la svolta sia stata nelle 2 sostituzioni dei 2 centrocampisti centrali, in quanto non avevo più filtro e giocando con tanti trequartisti, tanti giocatori offensivi, una volta che è arrivato un po' il caldo abbiamo subito un attimino tra le 2 linee, tra la linea difensiva e la linea di centrocampo, qualche giocata in più dal Brindisi e forse lì è stata un po' la svolta della partita. Mister, ha anticipato un po' la mia domanda, non è che a un certo punto, vedendo che stavate avendo anche vita abbastanza facile, avete pensato ormai di aver chiuso la partita? Ma diciamo che questa è un'altra analisi che dovrei fare con la squadra, perché questo era un difetto dello scorso anno e dove quando sono subentrato a novembre era una squadra che poteva far gol in qualsiasi momento, poteva impensierire le squadre avversarie in qualsiasi momento e poi non la chiudevano. Non chiuderla
poi subiva la reazione della squadra avversaria. Quest'anno spero non sia così, però oggi può darsi che per un pizzico forse di presunzione, se lo mettevamo da parte, sicuramente potevamo vincere questa gara.